Eccoci tornati in questo 29esimo episodio di Pokémon Ultrasole. Oggi continueremo quello che abbiamo visto nello scorso episodio. Come ho detto, la registrazione è unica, quindi per questo episodio e ancora un altro vedrete un video che è stato registrato tutto insieme. È uscito in ritardo oggi, sì, perché sono le 3 e un quarto adesso, uscirà alle 4 e mezzo, credo, ma l'importante è metterlo, come diceva mio nonno. Prima di iniziare, ovviamente, lasciatemi un like e un commento. Nei commenti fatemi sapere che ore sono quando lo state guardando. Buona visione. Lasciatemi anche un like, coglioni. Sai che faccio? Io continuo a giocare e divido questa registrazione in due parti, quindi questo probabilmente è già il secondo video. Io andrò avanti, perché tanto andrò avanti, e vedremo un po' come sarà la rec. Che stoppare adesso, iniziarne un altro, non me va. Quindi continuiamo così. Lilia, ma se me curassi i Pokémon? Me li puoi curare? No. Andiamo. Andiamo, che te devo dire. Si entra. Senti un attimo, che si deve fare? Qua è tutta roba delle trasporni e cose del genere. Ah no, si può entrare solo letteralmente lì dentro. Solo in questa gigantesca porta. Entriamo nella gigantesca porta. Comunque questa entrata del Team Rocket così improvvisa un po' mi ha confuso. Lilia, quindi dobbiamo ritornare dove eravamo. La mia camera, come l'hanno conciata? Posso dire che in realtà sembra un'ottima stanza Sadomaso. Chissà cosa hanno combinato nel resto della villa. Sembra una porta a specchio, ma non si apre. Mo ci pensiamo noi. Non ci resta che tornare indietro. Ma stai ferma. Ah no, ci sarà un tasto sotto al letto da qualche parte. Non ci credo che devo tornare indietro. E invece sì. Oh no, di nuovo Lotte. Che faccia era? Degli intrusi. Holy shit, sto a fare un casino da un bot. Viver Duce. Mossa. Saluto al Duce, anche voi. Ehi voi, ma che modi sono questi? Perché c'è triplo punto interrogativo se si capisce palesemente che è il capo del Team Skull? Perché c'è una X sulla spalla? Guzman! Risata malefica, sono il vostro incubo, il più odiato di tutti e il più spietato. Sei il capo dell'ormai defunto Team Skull, nient'altro che un teppistello, insomma. È un maranza, sì, è un maranza. E ci fa un buon a nulla come te senza arte né parte e privo di qualsiasi principio ideale nel castello del Team Rocket. Come mai era così aulica questa frase? Sono solo un buon a nulla, inutile senza uno scopo. Ma mi drogo. No, basta salutarlo però. Abbiamo capito. Dammi una mano. Questa la skippiamo senza pensarci due volte. È stata abbastanza semplice. Meglio alzare i tacchi. Alzali finché vuoi. Ma dove vanno? Si sono divisi. Ah, aprono porte. E non le richiudono alle loro spalle. Che geni, che guardie. Intelligenza vera quella da parte del Team Rocket. Sbrigatevi, c'è qualcosa di urgente che dovete fare o sbaglio? Hai ragione, dobbiamo scopare. Oh, mi rimette in sesto i Pokémon e si gode, dai. Quando hai bisogno di rimettere in sesto la tua squadra, vieni su di me, c'era scritto. Quindi ci sono due porte. Andiamo prima a destra, ovviamente. Oh no, è la classica zona del Team Rocket coi teletrasporti. È la classica zona del Team Rocket. Questo coso in mezzo pisellone cos'è? Oh no, è un laser. Ah, destra, sinistra. Ok, rosso. Verde, non ho visto. Giallo. Che cazzo è? Allora mi dice l'ordine semplicemente. Ah, mi dice colori, quindi blu, rosso, blu, rosso. Ah, e si attiva il teletrasporno. Aj, capit. I am the smartest in this room. Prossimo. Ci sono sempre queste robe comunque, incredibile. Ah, tu non lotti? Sono solo una recluta. Boh, pensa ad attivare la pedana. Ma che cazzo vuol dire? Giallo, rosso, blu, verde, giallo, rosso. Facile. Giallo, rosso, blu. È arrivato il momento. Ti distrarrò con questa posa. Ora si mette a 90 nudo. Ma basta. Ma tutti. Altro che Rainbow Rocket. Vabbè, era giallo qua. No, verde. Poi era di nuovo rosso. Era giallo, va bene. Poi era blu. Ok, rosso. Però tutti che salutano l'estremismo di destra. Prendi questo che è un elisir. Cura totale, ottimo. Prendiamo il prossimo e si vola. Oh no, doppia lotta. Nessuno che lotta. Fammi vedere. Blu, verde, giallo, rosso, verde, blu, giallo, rosso. Non mi ricordo. Era blu, verde, giallo. Che tocca a lui. Mi sono scordato. Ha funzionato. Mi sono dimenticato che fare. Ha funzionato, frate. Vabbè, era qua. E poi era qua. E poi era qua. Se goda, coglione. Molto bella il fatto che hanno messo la musica vecchia. Ma ti devo skippare. Ah, ne manca uno. Era questo, sicuro. Frate, basta. Completamente a caso. Mo però so due. Andiamo prima questo a destra, vediamo che capita. Ok, c'è una troia che vuole fa botte. E un Pokémon. Anche su questo gioco li hanno messi. Qui fortunatamente c'è una super pozione però. Attacco X, va bene. Quindi torniamo indietro perché in realtà questo posto è inutile. Andiamo a quello in alto. Andiamo a quello in alto. Che immagino. Ah, ma ah no, forse anche a destra c'era la R. Ok, va bene, vediamo. Ultra Ball, ricarica totale, va bene. Lotta in doppio? Che mi dite, frate? Questa roba ci porterà da Giovanni? Sei riuscito a superare i pannelli colorati? Non male, ti fermerò io. L'ho promesso al capo. Basta. Andounter, noi facciamo morso.
Non lo manda al creatore perché vabbè, però tentenna, rifacciamo morso. Ha usato dopato, attenzione, non so che cazzo ha fatto, ma lo mandiamo al creatore. Jekar 62 del GG, Pumar 65 del Super GG. Sborrami, sborrami qui. No, no, no. Ha perso il fumo per colpa tua. Anzi, io non ce la faccio più. Ogni lotta questi devono inneggiare. Usano tutti questi Pokémon psico sborra. Forse dovrei mettermi in realtà Erpum come primo. Con onda ci paralizza. Diventiamo paralitici. Possiamo finalmente gareggiare contro Bebevio. Cazzo era? È innamorato, è paralizzato, ragazzi. È letteralmente di tutto. È Michelle con me? Si aprono le porte del paradiso. Però, scusa, mi fai tornare un attimo indietro? Che curiosità, no? Che all'inizio c'era potenza pure a sinistra, ma te pare che poi sicuramente ci puoi tornare anche dopo, sono abbastanza convinto. Però, vuoi mettere che non te lancia niente? Ti pare che quella a destra è quella giusta sicuramente? Com'è accaduto che ho indovinato? Non è accaduto. Prova a entrare, vediamo che succede. Vedi, ci sono altre cose. Non so, altre robe in realtà che sono... Orca madò! Ska! Che cazzo fate? Come all'attacco, facciamo vedere a questo intruso chi comanda. Mi voglio... Non mi dica che sono 12 lotte. Sarebbe follia, no? Ragazzi, non dovevamo attaccare tutti insieme, ok? Non mi attaccano tutti, sennò era strano. Il tempismo non è mai stato il nostro forte. È arrivato il momento di tirare fuori il nostro asso nella manica. La nostra strategia segreta, boom, tutti nudi. 1, 2, 3, ritirata. Non è una strategia, bro, non è una strategia. Quindi se io ora vado qui... Ah, sono due anche qua, andiamo sotto prima. Ci porteranno qualche parte. Che fanno? Ma è un labirinto? Non ci credo. Oh merda, devo andare a tentativi randomici fin quando non arrivi di là. Ah no, ma ci arrivi per forza di là. Che cazzo serve allora? Sei riuscito a superare il nostro invalicabile muro di reclute. Abbiamo previsto tutto. All'attacco, wow. Oh no, si sono teletrasportati. Come faccio a fare una manovra a tenaglia senza quei due? La missione è fallita, ma sono degli idioti. Hanno reso stupido il Team Rocket. Vabbè, prima manda Raticate, noi facciamo fulmine. Lui però fa Super Zanna che ci manda al creatore quasi. Meno male, che fulmine, è più forte di tutto. Scusate se le lotte le lascio velocizzate, però ripeto, sono parecchie quindi. E sono tutte simili. Lui se n'è andato, andiamo su. Né a sinistra né a destra, ma al centro. Ah, vedi? Quindi questa è un'altra zona, ricarica totale. Se vado a sinistra è stato alquanto imbarazzante. Ah, sono spariti e quindi li vai a trovare nel posto in cui sono finiti. Sono arrivato dall'altra parte. In realtà ho scoperto che i vari teletrasporti ti portano in zone. Quindi prima che l'ho azzeccato il primo colpo è stato puro culo. Però vabbè, almeno l'ho un po' esplorato, ho fatto un po' di esperienza. Tra l'altro il coglione di Zanno, gli ho insegnato Tifone al posto di Ventagliente, perché tanto Ventagliente normale era inutile. Tifone mi sembra una mossa decente. Precisione un po' bassa, però per ora non ha mai fallito, quindi vabbè. Però io andrei a curarmi. Però quella strada lì l'ho presa andando giù. Se vado su, è roba strana. Questa roba gialla cos'è, scusa? Niente. Forse si attiva in modo strano. Che è più ampio di quel che credessi, semplicemente ci ho avuto letteralmente culo. Voltorb, cioè Electrode, ci ho avuto letteralmente culo a beccare i teletrasporti giusti e basta. No, sì, devi scappare. Esploriamo un attimo, che non si sa mai. Qua ci sarà uno strumento? No, non c'è niente. Secondo me alla fine comunque rispunto sempre negli stessi punti. Oh no, so due cose. Erpum ha imparato una mossa, Incrocolpo, che è sempre lotta, però vabbè, sti cazzi. Ah no, qua ricapiti qua, fermi tutti. Aspetta, quindi se io vado qua. Ah, è l'inizio. Ok, in tutto questo Erpuma ha deciso di imparare Incrocolpo, che non capisco perché impara mosse di lotta. Però vabbè, gliel'ho messa perché è sicuramente meglio di doppio cazzo. Però adesso noi possiamo in realtà tornare alla fine sia da una parte che dall'altra, perché sono due finali alla fine, no? Semplicemente mo tocca solo riscoprire dove cazzo. Ah no, era dritto. Cioè pensate che la prima volta l'ho fatto a caso e sono arrivato qua da solo. Ci penso io a te. Non ci hanno ovviamente pensato loro. Quindi però noi adesso abbiamo due porte aperte. O è la stessa, non lo so. Non credo sia la stessa. Bandana blu. Cazzo è? Airteam? 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 Frate. Oh no, ma io t'ho già visto a te. Tu lo sai chi sei? Il capo del team sborra. Vedo che hai sconfitto le reclute del team Gay Rocket. Non sono il loro capo, ma mi ero comunque abituato ad averle intorno. Ah no, eri tu. È Ivan. È il team sbirro. Scusate, sì, è il team sbirro, non il team sborra. Per tutta la vita ho avuto un solo obiettivo. Questi stanno tornando dal passato. E quando finalmente sono riuscito a realizzarlo, un'onda mi ha sommerso e le acque mi hanno inghiottito. Poseidone. Quando mi sono risvegliato mi sono trovato qui, in questo mondo sconosciuto. Ad Alola, il capo del team Gay Rocket,
Internet è stato così gentile da offrirmi il suo aiuto mentre cerco un modo per tornare nel mio mondo. Il tuo mondo è un'altra regione, lo sai, no? Ho deciso di realizzare i miei ideali anche in questo mondo grazie al potere di Kyogre, il Pokémon Oceano. Potrò controllare le nuvole e scatenare un diluvio. Frate, sei matto? Sei tipo quelli che fanno cloud seeding. La vita origine dal mare. Espandendo gli oceani creeremo le condizioni adatte per la nascita e lo sviluppo di nuove forme di vita. È una barzelletta che abbiamo già ascoltato, Ivan. Ma Gaetano non ci sta. Gaetano sa fare tutto tranne nuotare. Sei uguale a quelli del team Smegma. Sì, ti insegnerò cosa vuol dire intromettersi nei fatti degli altri. Se ha solo Pokémon d'acqua, ha già perso. No, frate, c'ha solo Pokémon acqua. Ok. Finché non mi manda Vaporeon, io sono tranquillo. Sotto carica, attacca prima lui, nel chill. Super efficace e scottato. Beh, lascialo morire, tanto è inutile. Fulmine, ma tanto muore. Rogodente morto. Goda. Fai un po' male. Se gode. Mandalo a casa. Mac, questo Mac è un tumore in realtà, perché adesso lui farà tossina. Chi possiamo mandare dopo su Mac? Merdone. Dopo mandi Merdone. Ma tu sai che fai? Fai morire Jessico brutalmente. Attacca prima. Gli fai un po' di danno. Pochissimo, perché gliene fa pochissimo però. Peccato che sei scottato, se no ce la facevi Jessico. Mandi Merdone, gli fa un bel terremoto super efficace. Giallo pugno super efficace. Ma non ci fa nulla. Siamo diventati letteralmente un fossile del 1400 milioni anni fa. Non so che sto dicendo. Senti una cosa. Non c'ho un antigelo, congelamento, bacca perena. Dalla Merdone, tanto adesso ci ricongela. Comunque Muk ci ricongela di nuovo. Il tasso di congelamento è 3000%. Però non attaccheremo mai noi per primi. Quindi che fai? Ricarichi totalmente Merdone. Totalmente. Torna full vita. Lui rifarà gelo pugno. Ci ricongelerà di nuovo ed è un loop. Occhio che riattacca lui. Terremotalo. Un attacco devi fare Merdone. Gelo pugno di nuovo. Ce la faccio più, ti giuro. Ok. Mandalo at home. Aiutiamolo sì, ma a casa sua. Muk fortissimo. Poi si chiama Muk perché... è una mucca. Sharpedo. No, frate, tu sei molto pericoloso. Non attaccheremo mai prima noi uno squalo. No! Frate, ma è successo... perché non crasha più quei Pokémon d'acqua? Io non ho cambiato nulla, eh. Puoi mandare Ahmed, schermaglia, super efficace e one-shottato. Te fidi? Fidate. Puma! Manco ci ha visto, coglione. Torna a casa. Cartavetro. Ha subito danni a Med. Non ci interessa. Crobat. Oh, bel team questo già, eh. Bel team dei disabili, mi verrebbe da dire. Crobat. Crobat ci puoi mandare Puma. No, ci puoi mandare Jake perché lui vola. C'ha gelo pugno. Easy, facile. Avanti tutta, Jake. Ma Bora non lo impara? Edera Lama. Non ci interessa. Perché lui l'ha pensata su... Bastos. Mi annoda, ma lo... Beh, siamo morti. Lo sai che te dico? Mani al Puma. Noi siamo rotti i coglioni. Potere Z. Iper schianto delle tenebre. Fango bomba super efficace. Non ci interessa. No. Avvelenano qualsiasi cosa. Viva la rasa. In onore di Eddie Guerrero. Sale sulla terza corda. La Frog Splash più veloce che il mondo abbia mai... Vabbè, hai capito. Ahmed un mostro. Zanno un fenomeno. Er Puma completamente dilaniato dalla droga. Kyogre. C'ha Kyogre. Kyogre lo sappiamo. È un problema. We need Jessico. Revitalizza. Ne hai uno. E revitalizzi Jessico. Kyogre adesso ci sciotta. Che ha usato? Frate, non crasha più, eh. Fermi tutti. Occhio a Kyogre, sì. Manna Ahmed. Ma se io faccio iper schermaglia, no? Me lo fa usare, certo. Vabbè, usa schermaglia intanto. Che un po' di danno glielo farai. Poco, ma glielo farai. Manco troppo poco. Tuono, le conosce tutte. Ah, già. È acqua. Allora, Zanno verrà sciottato. E fin qui siamo tutti d'accordo. Tu però che fai? Ricarichi totalmente, Jessico. Sta a far sudare, eh? Gelo raggio. Ah, ne ha una super efficace per ogni Pokémon che posseggo. Per lui ne aveva due addirittura. È 1v1. È Kyogre contro Jessico. Uno scontro che sembra ridicolo già a dirlo. Che rischi sotto carica. Jessico è volante. Lui fa gelo pugno. Siamo morti. Idropompa. Fallisci. Una volta nella vita! Abbiamo perso, porco Dio. Non mi fa spawnare da mia madre, mannaggia Dio. Come da mia madre? Ma io dove cazzo devo andare adesso, mannaggia al papato? Ti rendi conto che è una cazzata questa che mi stai a fa, no? Siamo tornati qui con due Pokémon a disposizione. La situazione è terrificante, quindi moriremo di nuovo. Tuono, vabbè, abbiamo perso, dai, di nuovo. Dai. Ok, via al cazzo. Tifone. L'unica call è che si confonde e si colpisce da solo. Ah, non si può confondere, buono. Ci torniamo qui, dai, porco di... Ci ritroviamo in questa situazione un po' meglio, perché abbiamo quasi tutti i Pokémon. Ovviamente siamo avvelenati perché è impossibile non esserlo. Però se io faccio potere Z, giga scarica folgorante, no? Se me lo fa fare Cristo Redentore. Idropompa comunque è la mossa che dovrebbe fallire più di tutte. Non ne fallisce una. Ma nessun problema, perché arrabbiarsi? Manna Armacello e Erpuma. Sono comprato 900 strumenti. Io l'attacco lo faccio e non mi caghi coglioni. Vabbè, super efficace morto. Ok.
ok. Che giocare con Kyogre, porca madonna, ladra. Ricarichi totale su Jessico. C'è lo raggio, morto. Shotta tutti comunque, ragazzi. Shotta tutti. Mandiamo Ed per il meme, che gli fa un po' di danno con schermaglia. Tanto è priority. Non gli eleva molto, però. La speranza. Usa tuono e ci manda al creatore. Ora, la speranza reale, che non può esserlo, perché prima mi ha shottato. Quindi in realtà abbiamo già perso. Non può attaccare. Sì, ma ne vuoi fallire? Annota, ma troppo una, sì. Siamo di nuovo qui. Mi faccio uccidere. E tanto il problema è che adesso veramente non puoi mai attaccare. Cioè, mai, mai nella vita. Quello che puoi fare è mandare a Med. Fargli schermaglia. Sperare che non gli eleva più di metà. Tu gli fai tuono e ti manda al creatore. Ma ti insta manda al creatore. Tu non puoi fare nulla. Erpuma è inutile che lo mandi, perché tanto è inutile. Proprio inutile. Gli puoi fare un potere zeta così nel meme. Iperschianto delle tenebre. Ti userai idropompa. Fallirà, assolutamente no. È più veloce. E ci vediamo dopo. Sto farmando esperienze Pokémon che non avete idea. Fanno tutti al 1000 fra poco. Allora, che fai in questa situazione? Fammi ricarica totale, tanto ne hai 60 su Jessico. Il problema è che non posso mai attaccare prima di lui, mai. Adesso fallisce. Ho capito. Prof. Breccia, tanto riattacca lui. Ah sì, li sta evitando tutti. Può essere il giorno. Lui rifà idropompa. No, tuono. Tuono non lo può fallire. Però può essere il momento. No, in realtà serviva che gli togliesse un po' di più, perché adesso tu puoi fare una cosa. Andi sicuramente a Med. Gli fai sicuramente schermaglia. Sicuramente. Stai al 69. Forse un po' di più gli puoi togliere. Cristo, oddio, ti amo, non mi mai più. 2 ore e 34. Ovviamente voi avete visto non so quanti episodi, ma sono 2 ore e 34 che registro. Adesso mi spacco la testa sul microfono. Non è possibile. Ivan, il capo del team sbirro, dominatore degli oceani, sconfitto. Riconosco la tua forza, giovane allenatore. Se vuoi davvero arrivare in fondo al castello del team Rocket, dovrai esaminare i quadri. 2 quadri, uno rosso e uno blu. Se ci fosse stato un allenatore forte come te anche nel mio mondo, temo che non sarei riuscito a realizzare il mio sogno. Bro, c'è stato. Non mi ricordo come si chiamava, ma c'era stato. Allora, quindi tu sei il quadro blu. Interruttore nascosto, premilo. Cliccato. Ok, questo teletrasporto dove mi manda? Non mi dite dall'altra parte. Quindi bastava farne una dei due. Ma non mi rimanda all'inizio, certo. Oh, rimandandomi all'inizio e avendo noi già fatto questa parte, ci siamo un passo avanti, perché noi già sappiamo che bisognava andare qua, no? Noi già siamo qui. Il vero problema è chi c'è dietro questa porta, se di là c'era Ivan, il capo del team sbirro. Era il capo del team Smegma. Ma che cos'è questa riunione? Temevo che Vicio fosse tornata ad annoiarmi con un altro dei suoi pomposi pompini. Sei stato tu a combinare tutto questo trambusto? Eh sì. Io sono Max, il capo del team Smegma. Mi è rimancato. Per tutta la mia vita ho avuto un solo obiettivo, e quando finalmente sono riuscito a realizzarlo, la terra sotto i miei piedi si è aperta e mi ha inghiottito. Quando mi sono risvegliato mi sono ritrovato qui. Un po' simile alla storia del tuo amico, che dici? Più conosco questo mondo e più lo apprezzo. Non intendo rimanere qui per sempre, ma prima di andarmene ho deciso di realizzare i miei ideali anche in questo mondo, grazie al potere di Groudon. Non voglio manco leggersi. Di nuovo un'altra lotta impossibile. Questo però c'ha Groudon, magari è un po' più lento. Sei uguale a quelli del team Idro. Frate, ma dicono le stesse cose. Sono due lotte impossibili. Mai tiena di nuovo. Frate, sono gli stessi Pokémon. Se ha la stessa squadra ma con Groudon, mi incazzo. Schermaglia. 3 livelli sopra potresti ucciderlo. Purtroppo lui ha cosa che ci abbassa l'attacco, se no lo one shotterebbe. Fulmidenti, va bene, super efficace. Tu che gli fai? Gli fai Sanguisuga, l'abbiamo fatto per 1000 ore prima. Ricarica totale, va bene. Doppia Sanguisuga allora. Sanguisuga. Ora lui ci riattaccherà e noi riuseremo Sanguisuga e morirà. È uguale. Cazzo è, coglione? Frate, c'ha gli stessi Pokémon, io impazzisco. La stessa lotta? La storia è una sola. Vedere lama, non mi fa niente. Fulmine one shottato. Ah no, fango bomba, non mi uccide, mi avvelena, non mi avvelena. Fulmine è morto. Muk. Ah, Camerupt. Nessun problema, mandi Jake. Anzi, mandi Merdone, che lo manda al creatore in un secondo. Lanciafiamme non è un problema, coglione. Terremoto. Questo forse lo è per te, caro amico. Eh sì, lo è. Maitiena, di nuovo. Terremoto, dovresti shottarlo. No, lui usa... Ah, lui ha gelo denti. Non ci interessa. Terremoto. Scusate se schippo e vado molto veloce, ma mi sto per piantare del piombo nel cervello. Weezing. Forza Equinalo. Mal comune. Mezzo Gaudio. Ah, mi ha ridato la vita. Ma come levitazione? Ma scusa, ma forse Equina gli dà un calcio. E allora fai peso bomba, non mi interessa. Mal comune. Ma frate, ma che mossa è? Ma ti rendi conto che sei un idiota, no? A rifarlo all'infinito. Lui usa solo mal comune. Ah, lui si cura adesso però, eh? Quello è il problema reale. Palle ombre. Va bene. Peso bomba. Speriamo che non lo faccia adesso, se non è un problema. Mal comune. Massacra questo coglione. Groudon. Eccolo qui. Ercazzone de Terra. Proviamo una cosa. Ricarica totale su un merdone. Questa è stata molto più semplice dell'altra. A parte che adesso i Pokémon sono a un livello molto più alto. Solo a raggio potrebbe risultare problematico.
Però dovrebbe ricaricarsi adesso lui, no? Ah, lui ha usato terremoto. Ci sta, dai. Manda Med, gli fai... Forse mi gioco una schermaglia prima. Almeno gli levi qualcosa. Meno un po' di danno glielo fai. Solo a raggio, assorbe la luce. Scusa, ma solo a raggio non è diviso in due turni? Idrobreccia, lancia fiamme, porco dio. Godo. No, no, Med! Anna Jake. E devi fa martellata, fratello. Gelo pugno andava bene prima. Gelo pugno andava bene. Vabbè, ma tanto non dovrebbe ucciderci con solo a raggio. Mossa di merda. Piano piano lo tiriamo giù, questo è molto me... No, non gli levi niente. Gelo pugnalo se ci fa attaccare. Mi sa che c'è manna al creator. Mi sa che c'è manna da Tyler the Creator. Ci ha mannato da Tyler. Io mi rigioco schermaglia. Poi ci ammazza, certo, ma che cazzo ce ne frega. Intanto gli fai danno. Non lo curerà mai, non può curare Groudon. Bene. Allora, è duro, ma secondo me è meno pericoloso di Kyogre, quel coglione. Sicuramente Zan è più veloce, eh? Quindi devi sperare che lui non ti fa una mossa di roccia, ma tu gli fai tifone perché sei molto più veloce, eh? E non fallisci soprattutto. Posta, momento. Dai, torna a casa. Dai, vattene. Molto meno pericoloso di Kyogre. Stanno tutti a un livello devastante, eh? Sei un osso duro persino per il mio ano. Pensa a te. Riesco a controllare addirittura la terra e non riesco a dare una lezione a un mocciosetto. Da dove ti viene questa abilità coi Pokémon? Deve esserci un motivo per cui ho perso. E questo che vuol dire? Puntini esclamativi. Non sono esclamativi. Io non appartengo a questo mondo. Ma infatti sono morti questi, non capisco. Se vuoi davvero arrivare in fondo al castello, dovrei esaminare due quadri. Sì, va bene, questo lo sappiamo. Va bene, le nostre strade si dividono qui. Vai sul coso rosso. Premi il coso. Ci sblocca di nuovo il teletrasporno. Ah, e ci apre la sala finale. Oh no, Guzman impietosito. No, doppia sala. Io vado avanti, vado dritto. Poi questo episodio, questo video sarà diviso in 65 episodi. Non mi interessa. Teletrasporno. E si vola. Torna indietro. Mi fai curare? Che cazzo fa? Cosa sto guardando? Boy, non c'ho parole, Guzman, ti giuro. Hai trovato la direttrice? Non ancora. Dov'è la direttrice? Sputate il Politoed. Non te lo diremo mai, coglione. Non riuscirai mai a raggiungere la direttrice. Si trova al di là dello specchio. Ma aprirlo è complicato. Dovresti andare al primo Vabbè, apri porta. Vabbè, ci ha detto, sai, sì. Leso, per favore. Se non ti sbrighi, rischi di perdere per sempre quello che stai cercando, ragazzino. Ma questi due sono strani. Diamine siete, Guzman, lascia stare. Questi non sono vivi. Ivan lo sbruffone. Senti chi parla. Con che coraggio ti fai rivedere dopo la tua sconfitta? Perché non risolviamo la questione una volta per tutte con una bella lotta? Team Sbirro e Team Smegma di nuovo contro. Ma... Frate, questi fanno parte dell'ultramondo? Sono spariti? Er dubbio mi assale. Vai al primo piano, ma fammi curare prima. Vabbè, tu rimani là. Ciao Lilia, lei intanto rimane qui mentre... Boh, vabbè. Quindi è di nuovo diviso in due, io non ci posso credere, sì, non ci credo. Lunghissimo. Merda. Ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Ultrasole.